fa a discutere il piano strategico programmato dalla Regione Marche per il contenimento della fauna selvatica. Cinghiali, ma soprattutto lupi e lupi ibridi, sono diventati specie oggetto di una proposta di legge volta al contenimento di questi animali, sempre più spesso segnalati in prossimità di centri abitati e che sempre più spesso diventano predatori di allevamenti o di animali da cortile. Una proposta di legge presentata dai consiglieri regionali Giacomo Rossi e Mirko Bilò, giudicata però inaccettabile dalla Lega per l'abolizione della caccia. Prima di tutto perché non riteniamo, ma questo da tanto, che diciamo il lupo sia costituisca un problema per ciò che appunto viene detto, viene scritto, non solo per gli allevatori che comunque sono sicuramente la categoria più esposta, più ovviamente può essere colpita da eventuali attacchi di questo animale. Ma soprattutto quando nella proposta i consiglieri Bilò e Rossi scrivono che il lupo può rappresentare un problema anche per non so, gli animali domestici, i cagnolini o addirittura per l'uomo, ecco, queste cose sono fuori del mondo perché praticamente, a parte che il lupo non attacca l'uomo da 150 anni, non ci sono in tutto il mondo, non ci sono diciamo dati che o fatti che dicono che i lupi abbiano attaccato per l'uomo. E poi ecco, anche perché ci sono il lupo è un animale molto schivo, molto difficile anche vederlo. Ultimamente è stato anche filmato, fotografato vicino alle abitazioni, ma questo perché si ciba prevalentemente di cinghiali e anche di caprioli, ma soprattutto di cinghiali. E per cui che cosa succede? I cinghiali vengono ovviamente cacciati in maniera molto accanita, soprattutto in questo periodo, nel periodo diciamo, della caccia, una specie cacciabile, e quindi cosa fanno i cinghiali? Vengono mandati via ovviamente da quelle battute che vengono fatte nel loro habitat, vengono a rifugiarsi nelle aree più vicine alle città dove la caccia è vietata. E quindi ecco perché c'è anche la proposta di aprire, di fare delle battute di caccia vicino ai centri abitati, ma con questo è un meccanismo che praticamente è derivato appunto dalla caccia, cioè tutto quello che sta avvenendo non è un problema che nasce così. È prodotto e procurato dalla caccia accanita al cinghiale, e il cinghiale ha permesso appunto, come dicevo, anche l'aumento della popolazione del lupo, che non è che è arrivato a livelli come vogliono farci credere, diciamo, che siamo invasi, ecco, sono l'ultimo censimento dovrebbe essere intorno ai 3.000 in tutta Italia. Quindi è una specie ancora a rischio, per cui se passasse questa proposta, che poi tra l'altro è anche ispirata ad un modello tedesco che non si capisce bene, difficilmente anche praticabile, adottabile, perché viene praticamente dovrebbero essere abbattuti degli esemplari cosiddetti problematici, cioè che sono praticamente magari più aggressivi, non so, ma per stabilire queste cose bisogna fare un DNA. Perché ovviamente non come si fa a dire che è stato quel lupo piuttosto che un altro a predare, no? Però ripeto, è una cosa che non sta né in cielo né in terra, ecco, non è un problema il lupo, anzi il lupo è una risorsa indispensabile proprio per contenere la specie cinghiale, perché il cinghiale come sappiamo è molto è aumentato e proliferato negli ultimi decenni sempre grazie alla caccia, ai cacciatori l'hanno introdotto,